solo alcune considerazioni brevi e sparse, anche in considerazione della precedente brillante ed esaustiva riflessione del bravissimo Giovanni Lo Savio e le chiose successive e afferenti ai vari versanti disciplinari. La pietra angolare del sistema dei beni culturali è e non può non essere l'articolo 9 della Costituzione, in forza del quale la Repubblica, come Stato ordinamento, come molteplicità di livelli di governo, deve assumersi come compito fondamentale quello della tutela dei beni culturali e del paesaggio, contestualmente prevedendosi allo stesso articolo 9, peraltro, la promozione dello sviluppo della cultura. Queste aree funzionali comprendevano dunque fin dal loro concepimento una politica e un'azione amministrativa di tutela integrata o programmata, locuzione questa cara a Giovanni Urbani, ove ad attività di protezione e conservazione del bene si affianchi, quasi senza soluzione di continuità, la valorizzazione dei beni. L'endiadi inscindibile, il binomio indissolubile, tutela-valorizzazione, sembra invece a più riprese essere minacciata da leggi e decreti che continuamente minacciano quella unità necessaria e tendenziosamente o maliziosamente tentando di separare le due aree funzionali. Penso al decreto legislativo 112 del 98, in prima battuta prevedeva una gestione rinnovata del patrimonio storico-artistico, la legge costituzionale, sempre frutto poi di quel clima che storicamente inquadrato come la rivoluzione Bassanini, ecco che torna il termine rivoluzione, no? Quello che viene sbandierato anche oggi, la rivoluzione Franceschini, insomma. Ecco, in quel clima anche la legge costituzionale numero 3 del 2001 che portava alla modifica del titolo quinto parte seconda Costituzione, tema peraltro cavalcato costantemente da tutte le parti politiche in occasione di qualsiasi campagna elettorale e non solo, e con la riforma di quel titolo quinto parte seconda che distingueva tutela e valorizzazione anche sul piano della potestà legislativa, articolo 17, 117 della Costituzione, e sul piano della potestà amministrativa di cui al successivo 118. Ai fini del riparto delle funzioni in questi ambiti di Stato e Regioni. Da questo, come ben sappiamo, derivavano molteplici conflitti di competenza davanti alla Corte Costituzionale, cioè a ulteriore riprova della inopportunità, della implausibilità di questo peraltro costante tentativo di scindere ciò che non deve e non può essere scisso. Tutela e valorizzazione, quindi, a dispetto di tutto questo, sono ambiti necessariamente interdipendenti, come veniva poi anche implicitamente in qualche misura riconosciuto dalle stesse norme, forse involontariamente, ma implicitamente riconosciuto, quando peraltro si ribadisce che alla fine di tutto, ecco, ciò che poi deve prevalere è quel principio di leale cooperazione tra i livelli di governo nell'esercizio di questa o quella funzione. Oppure con l'introduzione e la sottolineatura del principio di sussidiarietà orizzontale che prevede la partecipazione all'azione dei molteplici ambiti amministrativi, la cooperazione dei privati come singoli o in forma associata. Di qui poi anche nel codice dei beni culturali del 2004 i supporti normativi, articolo 112 e 115 del codice. Ecco, posto questo cappello introduttivo che riguarda la questione eternamente dibattuta sulla possibilità o meno di scindere
le funzioni di tutela e quelle di valorizzazione. Con la riforma in corso, tant'è, si sbandiera la valorizzazione in funzione di una asserita conseguente maggiore competitività internazionale del nostro patrimonio culturale e quindi dell'assetto del sistema dei beni culturali italiani. Andrebbe chiarito però di quale competitività si tratta. Di quale competitività parliamo? Parliamo di una competitività sul piano dell'arricchimento spirituale del cittadino, sul piano del pieno sviluppo della persona umana, che deve essere garantito anche dal rendere fruibile e pienamente vissuto il patrimonio culturale italiano, o parliamo di una forma invece anomala di competitività imprenditoriale, finanziaria e insomma sulla linea di quanto è stato detto anche da chi mi ha preceduto? Questo è il primo punto. E arriva dunque la riforma del 2014 con il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, in particolare mi riferisco a questo provvedimento, 23 agosto 2014 numero 171, ennesimo, non ultimo, di una lunga, di un'infinita serie di provvedimenti di organizzazione dell'assetto ministeriale che sembra essere, mi fa pensare a uno sciame sismico, no? Più che a una meditata e ordinata composizione e riordinamento del sistema amministrativo per i beni culturali. Una serie di scosse sismiche. Ecco. E arriva questa ennesima riforma, le direzioni generali diventano 12, soppressa la direzione generale della valorizzazione, poco tempo prima ideata, con a capo l'amministratore delegato di McDonald's, ricorderete Mario Resca, però istituzione direzione generale musei, e Direzione Generale Educazione e Ricerca, rivisitazione di quella per l'archeologia e quella per le belle arti e paesaggio. Le soprintendenze ancora per poco divise in tre tipologie, archeologia, belle arti e paesaggio, archeologia, belle arti e paesaggio e archivistiche, di lì a poco però sarebbero state private di quel nesso ultrasecolare, se non plurisecolare, che legavano strettamente ai musei, resi invece poi autonomi e dotati di un proprio direttore con quelle pretese competenze manageriali, ecco, inclinazioni quantomeno manageriali, collocati dentro un polo museale regionale dipendente dalla nuova Direzione Generale Musei. Decreto Musei, decreto di poco successivo, 23 dicembre 2014, per decreto ministeriale, vengono istituiti, discussi 20 musei autonomi, non c'è Bologna, non ci sarà neanche dopo, cioè con il recentissimo provvedimento che ne introduce altri 10, i relativi, però Parma arriva, la pilota, i relativi incarichi dirigenziali sono stati conferiti attraverso procedura di selezione internazionale avviata l'8 gennaio 2015, giunte 1.222 candidature, di cui 80 provenienti da stranieri. Conclusasi qualche mese più tardi con nomina di 20 direttori, di cui 10 uomini, 10 donne, la cui età media è 50 anni. Gli stranieri, tutti cittadini dell'Unione Europea, sono 7, 3 tedeschi, 2 austriaci, un britannico e un francese, 4 gli italiani che tornavano da esperienze all'estero. Quanto alle professioni e ai neodirettori, si individuano 14 storici dell'arte, 4 archeologi, un museologo manager culturale e un manager culturale. Poi si è già ampiamente dibattuto sulla competenza, sulla appartenenza o meno a una carriera analoga in precedenza, a dispetto di tanti altri che qui da tempo erano pronti e meritevoli di accedere a quelle poltrone. Va bene, passiamo oltre. Articolo 4, organizzazione. Ogni museo avrà 5 distinte aree funzionali, ognuna assegnata a una o più unità di personale responsabile. Le 5 aree funzionali sono cura e gestione delle collezioni, studio, didattica e ricerca. Seconda, direzione naturalmente, poi cura e gestione delle collezioni, marketing, fundraising, servizi, rapporti con il pubblico, pubbliche relazioni. Quarta, amministrazione, finanza e gestione delle risorse umane. Quinta, strutture, allestimenti e sicurezza. Direttore del museo è custode e interprete dell'identità e della missione del museo nel rispetto degli indirizzi del Ministero. Articolo 11, del decreto Musei 23 dicembre 2014, Consiglio di amministrazione,
comma secondo, il CDA è composto dal direttore del museo che lo presiede e da 4 membri designati dal ministro, scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale. La partecipazione al consiglio d'amministrazione, attenzione, articolo 11, comma terzo, come poi la partecipazione al comitato scientifico ai sensi del successivo articolo 12, comma terzo, non dà titolo a compenso, gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo. Ecco, alcuni, e non è detto che sia a torto, hanno ritenuto che anche in questo punto della disciplina si possa intravedere una soggezione politica appunto nell'assenza di qualsiasi forma di compenso in lettura congiunta con gli altri aspetti della procedura di nomina dei soggetti. E nasce poi la Commissione regionale per il patrimonio culturale e qui c'è un inciso suggestivo: deve garantire una visione olistica del patrimonio culturale, Dunque qui forse per consolare i nostalgici, no, viene inserito questo inciso per dare l'idea della considerazione della parte rispetto all'intero attraverso la lente della spiritualità, dell'immaterialità, come il fondamento etimologico del termine suggerirebbe. Ecco, quindi forse c'è il desiderio di consolarci in qualche modo con un richiamo alla spiritualità, ai valori dello spirito e ai valori immateriali, laddove sembra tutto il contrario invece. Lo status, poi il segretario generale, la figura del segretario generale, di cui all'articolo 11, rimanda a una figura che è caratterizzata dal più alto livello di fiduciarietà nel sistema organizzativo pubblico, anche essendo questa figura legata strettamente al ministro e alla arbitraria decisione di questo rispetto all'identità della figura, e quindi è legato al ministro anche rispetto alla durata della carica, e la Corte Costituzionale peraltro ha più volte sostenuto l'illegittimità costituzionale di tali meccanismi di nomina, che non ha esitato a definire afferenti allo spoil system, se e laddove queste nomine vengano utilizzate non a meri fini di coordinamento e di indirizzo politico, perché questa è la caratterizzazione di quella figura è eminentemente politica, ma vengano invece usati in maniera tale da determinare sovraordinazioni gerarchiche forzate o gestioni inadeguate e improprie rispetto alla natura di quella carica. Per finire, c'è il segretario regionale che deve riferire trimestralmente al segretario generale e direttore generale centrale di settore in merito all'andamento delle attività degli uffici periferici, cioè soprintendenze e poli museali regionali. Peraltro anche lì sembra che questa figura e la sua attività rimanga in qualche modo lettera morta, un po' per la mancanza di una regia di una regia forte centrale e un po' per mancanza di un rapporto di superiorità gerarchica netta, come era la precedente della direzione regionale. Chiudiamo anche questo punto, arriviamo all'ultimo decreto decreto ministeriale ancora, 23 gennaio 2016, sulla improprietà della scelta del veicolo normativo, si è già detto ampiamente, quindi non ci torno. DM 23 gennaio 2016 di riorganizzazione del MIBACT, ancora, sulla base dell'articolo 1,327 della legge di stabilità per 2016, prevede possibilità di costituire, come dicevamo, altri 10 istituti autonomi, non c'è Bologna,
di rilevante interesse nazionale, articolo 6, determinanti per migliorare le condizioni di valorizzazione e fruizione e per assicurare una maggiore competitività sul piano internazionale. Anche qui sulla selezione di questi dei direttori, mi avvio poi a chiudere, lasciamo perdere perché il tempo non c'è, ma è già stato in qualche misura detto. E comunque valgono le considerazioni fatte per i precedenti 20 direttori, super direttori. E dovendo a questo punto chiudere, andiamo all'individuazione delle criticità forse più rilevanti, e andrei allora, ecco, alla luce di tutto questo, fortissimo appare lo scollamento tra le funzioni di regolazione e di ordine che spettano al centro e alle soprintendenze, le funzioni di promozione e gestione di beni e servizi che competono oggi invece al segretario regionale e ai musei autonomi. Secondo punto, gran parte dei recenti sbandierati maxi finanziamenti a favore dei beni culturali andranno ai super musei o andrebbero, secondo voci piuttosto credibili, a progetti in buona parte non ancora definiti e dunque non ancora del tutto finanziabili. Gli opportuni spostamenti di personale da realtà museali più forti a realtà più deboli nello stesso territorio, virtuosa e possibile, nonché vitale forse fino a ieri, diviene tecnicamente impossibile da supermuseo a polo museale. Quarto punto, la selezione dei direttori dei supermusei sarebbe avvenuta secondo criteri di designazione dotati di un notevole grado di arbitrarietà, dunque avrebbe il sapore di una scelta politica o quantomeno tesa a un più stretto controllo politico. La temuta subordinazione, da molte parti denunciata, delle nuove soprintendenze multifunzione alle prefetture, come l'indebolimento del controllo dei soprintendenti sul territorio di cui alla riforma Madia, si inserirebbe in questa stessa logica di forte ingerenza politica. E sesto, le funzioni di tutela preventiva sono progressivamente diventate o percepite come rallentatori oppure come veri ostacoli da rimuovere, riducendo gravemente l'autorevolezza e dunque la percezione diffusa e storicamente fondata, come si è ripetuto più volte, ricordando l'antologia preziosa di Andrea Emiliani, la percezione diffusa e storicamente fondata della loro importanza. Per concludere, siamo davanti a una riforma di enorme portata, ma giusta o sbagliata che sia, secondo molti prestigiosi osservatori, tra i quali Marco Cammelli, che vedevo qui poc'anzi, sarebbe ormai impossibile tornare indietro. Dunque, il convegno di oggi e iniziative simili come quella di Roma di qualche giorno fa potranno forse contribuire, ammesso che sia possibile, a correggerne il tiro. Grazie.